Ciao! E in questo video qua non vi racconterò quasi niente del Giappone, ma vi racconto un pochino di novità. Allora, intanto, tra una decina di giorni torno in Italia. No, cioè, sì, non in Italia per sempre, ma in vacanza perché finalmente ho preso le ferie dopo 2 anni. E comunque sono 3 anni e mezzo che non torno in Italia, per cui veramente ho una gran voglia di tornare a casa, stare con la mia famiglia, vedere i miei amici e fare le tipiche cose italiane e mangiare un sacco di pizza perché quella mi manca tanto, tanto, tanto. Niente, per cui i prossimi video li carico, no, i prossimi video, ancora un po' di video li carico dal Giappone. Però in questo periodo veramente non ho tantissimo tempo perché tra la partenza e il lavoro che ultimamente vabbè niente, comunque dall'Italia caricherò dei video e tanto cioè non conta niente, cioè non cambia niente, tanto quello che so, se lo so in Giappone lo so anche in Italia, non è che cambia niente. Per cui niente, tutto qua. Per cui sì, torno in Italia per un po' e basta, sono contenta. Purtroppo Piccia non verrà con me perché, poverino, il volo è molto lungo, dato che io non, per andare a Bologna devo fare uno scalo, per cui, poverino, per lui sarebbe veramente un po' troppo. Per cui sì, me lo porterò in Italia quando deciderò di tornare in Italia per sempre, per cui lui verrà con me. Però per questa volta qua, dato che non è per tanto tempo, lo lascio col mio ragazzo che lo adora, anzi vuol bene più al cane che a me. Per cui saranno contenti loro due o star senza di me. E niente, il volo è una cosa che vi posso dire, se magari, vabbè, voi venite dall'Italia, per cui il volo fate Italia-Giappone, però posso dirvi che se comprate il biglietto dall'Italia costa quasi la metà che comprarselo in Giappone, almeno per dove abito io, perché torno che nel primo giorno di bassa stagione e ho speso 150.000 yen con la KLM, che era quella che offriva il prezzo più basso. 150.000 yen sono un po' più di 1.400 euro, che è tantissimo per una bassa stagione. Lo so che se parto dall'Italia, magari con 700 euro andavo e tornavo, però dal Giappone costa tanto e non so perché. E vabbè, da Tokyo costa meno, e invece da Osaka, ad esempio a Osaka non c'è neanche la British Airways, c'era una volta, adesso non c'è più, per cui si costano di più i voli da Osaka. E vabbè, pazienza, tanto torno da 250 anni e 1.400 euro li spendo volentieri per tornare a casa, adesso che ne ho l'opportunità. Allora, chiusa la parentesi sulla mia vacanza, iniziamo un nuovo concorso. Allora, questo concorso è in collaborazione con Cute Can Kill. Cute Can Kill sono due ragazze che fanno degli oggettini carinissimi. So per dire kawaii, invece mi sono corretta subito, carinissimi. Vabbè, il significato è tanto sempre quello. Loro sì, fanno degli accessori, per cui orecchini, collane, braccialetti, e mollettine per capelli, eccetera. E hanno un gusto veramente carinissimo. Oltre alla realizzazione, che sono i loro oggettini sono fatti molto bene, anche proprio il gusto che hanno è molto. Boh, tipo da favola, sono proprio carine le cose che fanno, anche i colori che usano, proprio brave, 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 brave. E niente, questo concorso in collaborazione con loro mi hanno spedito 2 premi da mettere in palio per questo concorso. Allora, intanto il concorso come al solito è aperto a tutti e sarà in estrazione come al solito. Per partecipare al concorso dovete essere iscritti al mio canale. Per forza. E poi dovete lasciare un massimo di 5 commenti, ma 5 commenti in tutto, non 5 commenti ogni giorno. Per cui un massimo di 5 commenti e nei 5 commenti potete scrivere quello che vi pare. No, non è vero. Dovete scrivere che tipo di video vorreste che io facessi. Per cui datemi un po' di idee. Io, vabbè, di idee ne ho già di un casino, però volevo vedere un pochino la maggioranza dove va per dare precedenza a alcuni tipi di video ad altri, perché come vedete io di tempo non ne ho tantissimo e vorrei caricare 1,5 miliardi di video, ma non ce la faccio mai. Per cui volevo un pochino vedere a quali video dare precedenza, visto che mi sono arrivate molte richieste per tutorial dei capelli e per il video quello dei Soba, che vi piaceva il coso che mi ero messa in testa, per cui pensavo di fare anche un video su quello. Se vi interessa, fatemelo sapere nei commenti, appunto. Per cui potete lasciare fino a 5 commenti e scrivete appunto che tipo di video vorreste vedere. Tutto qua. Il concorso chiuderà il 25 ottobre.
Per cui dura abbastanza, un pochino più di un mese, così avete tempo per partecipare e lasciare tutti i vostri commenti. Potete lasciare i commenti lo stesso giorno, a distanza di giorni, non importa, quando volete. L'importante è che non siano più di 5. E un'altra cosa, allora, i premi e poi un'altra cosa, informazioni sulle Cute Can Kill. Allora, loro appunto hanno questo sito online dove potete acquistare le loro creazioni e vi lascerò l'indirizzo sul... sull'info box, non mi ricordo come si chiamava. e niente, loro saranno a delle fiere. La prima è, beh, leggo perché non mi ricordo cosa sono, mica sono un'annunciatrice televisiva, non devo leggere, non mi ricordo mica niente. Mi ricordo anche il compleanno di mio padre, mi ricordo. Vabbè, e la prima è a Romix dal 30 settembre al 3 ottobre a Roma. Loro saranno lì con il loro banchetto, per cui potrete comprare le loro cosine. E poi saranno anche a Lucca Comics dal 29 ottobre al 1 novembre appunto a Lucca. E mi hanno detto di specificare che loro saranno al Japan Place. Place? Ah no, Palace. Merda, non so neanche leggere. Faceva più senso Japan Place, il posto giapponese. E invece no. Neanche il posto giapponese, il posto Giappone. Si chiama Japan Palace. Il palazzo Giappone. E niente, saranno lì, per cui se volete comprare le loro cosine o vedere un pochino che robe hanno, come parlo bene, gli accessori che hanno, dovete andare o a Romix a Roma dal 30 settembre al 3 ottobre, oppure a Lucca Comics dal 29 ottobre al 1 novembre, però al Japan Palace, perché loro sono lì. Ok, detto questo, e poi vi lascio sia il loro Facebook che il loro sito. E allora, vediamo i premi per il concorso. Allora, intanto, dov'è? Vediamo il secondo premio. Loro me l'hanno inviati in queste bustine qua, carine carine, rosa e di tulle. Adesso vediamo cosa c'è dentro. Oh, allora, intanto loro hanno inviato sia per il vincitore del secondo premio che del primo premio e la loro carta fedeltà, si chiama? Comunque la loro si chiama Cutie's Card. È fatta così, praticamente è una carta fedeltà dove ci sono gli stampi, ovviamente voi per ogni 2,50€ che spendete nelle loro cosine vi danno uno stampino qua, puff, metto uno stampino qua. Quando voi arrivate a completare la carta avrete uno sconto di 4€ sull'acquisto, per cui... brave, per cui sì, anche i vincitori avranno queste card qua e niente, così magari per i prossimi acquisti che farete da loro avrete lo sconto alla fine. Allora, intanto allora, per il secondo premio c'è questi orecchini, vedete, sono anche impacchettati bene, c'è la cartina, c'è il loro logo dietro e poi c'è il premio. Allora, c'è questo qua, che sono due onigiri con le faccette. Sono proprio carusti carusti. Questo è uno. Poi ci sono questo che sono due, si vede, che sono proprio fatti bene. Sono proprio carini carini. Sono due stelline, adesso vabbè non si vede, comunque cerco di farvelo vedere. Sono due stelline con le faccine. Puff. A me le stelline piacciono un sacco, questo è proprio carino. Poi c'è un anello, sempre a stella, rosa con la glassa. E c'è l'anello, e comunque l'anello non è che ha una misura unica, ma è aperto sul retro, così cioè misura, va bene a tutti, insomma, basta allargarlo, va bene a tutti. Questo è proprio carino. E poi infine c'è un braccialetto con i charms attaccati. Magari lo apro. Cioè questo... ma magari si vede uguale. Vedete, ci sono i charms. Si vede, insomma. Cuoricini, stelline, dolcetti. Questo è proprio, proprio carosso, anche questo qua. Si vede, si capisce? Spero di sì. E questo è il primo premio, per cui c'è il braccialetto, l'anello e due paio di orecchini. Queste cose qui, queste cosine qua, più card point, la carta fedeltà, chiamatela come vi pare, questa qua che serve per lo sconto se comprate da loro.
E questo è il secondo premio. Mentre per il primo premio... mentre per il primo premio... è splendido anche quello. Allora, sempre la carta per i punti. Poi, se gli orecchini a... ancora gli orecchini a... come si chiama? A onigiri, però con la facciotta diversa. Gli altri avevano occhi che strezzavano, questo è solo la faccia felice. Proprio carini. Carini. Poi altri orecchini a stella, questi sono rosa, sempre con la faccina che sorride, però sono rosa, aspetta un po', si vede, sì che si vede. Ok? Poi un anello con il doppio cuore, con i miei colori preferiti, che sono il verde acqua e il rosa. Si vede così, e qua c'è l'anello, e qua ci sono i cuoricini. E infine una cosa bellissima che la tolgo dalla confezione perché non si capisce. Questa è splendidissima, è quello che lo vince, beato lui o lei. Ta-ta-ta. Dio che bella. Allora, ci sono le perline che sono delle perle, sono sia trasparenti, insomma trasparenti multicolor, e azzurre e bianche. Poi c'è un cuoricino. È un cuoricino, c'è un fiocchetto con anche uno strass lì e un unicorno che è splendidissimo. Guardate che brave che sono. Dov'è l'unicorno? Aspetta un po'. L'unicorno è splendido. È proprio bello bello, sono brave queste ragazze. E per cui niente, chi vince il primo premio vince l'unicorno, che è bellissimo, poi l'anello coi cuori e i due orecchini onigiri e stellina rosa. Tutto qua per questo concorso. Ricordatevi che se volete vedere le cosine delle Cute Can Kill vi lascio il link del loro sito e anche del loro Facebook, e se volete vedere le loro cosine dal vivo basta andare alle fiere di quella che c'è a Roma, Romix, oppure quella a Lucca. In bocca al lupo per il concorso. Questo concorso inizia ora e finisce il 25 di ottobre e... tutto qua. Lasciate i commenti e in bocca al lupo a tutti. Ciao ciao.